Beh, difatti noi partivamo con da dietro, loro soffrivano molto le palle, le seconde palle. Dovevamo dare continuità a questo, dovevamo stringere un po' di più il gioco con gli esterni, invece rimanevamo un po' più larghi, ci preoccupavamo di questo panico che veniva dentro, lo seguivamo fino a un certo punto, però bisogna dare atto anche che il Cesena è una signore squadra, è una squadra costruita per andare in Serie A, non lo dimentichiamo questo, perché sennò facciamo in fretta a fare dei giudizi. Però noi non siamo più l'Avellino di Cesena, non siamo più l'Avellino, secondo me, ecco, un po' più di coraggio in mezzo al campo, potevamo avere un po' più di gestione nella nostra metà campo, un po' più in su. Questa carta? Ma io dico che noi la cosa che dobbiamo fare è giocare la carta della salvezza, quella. Oggi però una vittoria. No, sì, se c'era una vittoria oggi, ma sì, ci mancherebbe. Sì, si poteva pensare, non fare un. Però al di là di questo io credo che noi, questi ragazzi, bisogna dirgli grazie, perché io non dimentico il passato, no? Perché il passato bisogna ricordarsi, perché questi hanno fatto una scalata di una montagna e ancora devono fare questi benedetti 80-90 metri, come cavoli chiamiamo, e mettiamo sta bandiera, poi ci divertiamo. Al di là di questo io credo che oggi con un po' più di fortuna potevamo anche vincere, però onestamente non mi sembrava giusto, no? Secondo me, ecco, non lo so, il sole non c'era? No, però dopo ha fatto anche una bella parata, se voi l'avete visto, aveva tolto quella palla che loro hanno avuto. Ecco, la cosa importante adesso è che recuperiamo i giocatori che sono stati fuori. Paghera è entrato, è un giocatore in più che ho a disposizione, devo dire bene Bedaoui quando è entrato. Ecco, come voi dicevate, Di Verde, ci sarà spazio anche per lui.